Envision TV, direttore editoriale Giuseppe Corradini. Torino, area espositiva Lingotto. Siamo all'interno del Salone del Gusto, edizione 2018, con un titolo molto significativo, Terra Madre. Siamo qui per seguire le eccellenze presentate da Collettiva Marche, con l'impegno della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, azienda speciale Piceno Promozione, e la Regione Marche. Food for Change, il tema dell'edizione 2018. A partire dal progetto stesso della manifestazione diffuso e aperto, fino ai contenuti dei forum, delle conferenze e dei vari eventi collaterali. Un positivo cambiamento attraverso il cibo espresso in qualità dei prodotti e professionalità degli operatori è quello che è stato attuato da Collettiva Marche, presente in uno dei numerosi spazi espositivi del Lingotto di Torino. Organizzata dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in compartecipazione con la Regione Marche, l'azienda speciale Piceno Promozione e la collaborazione di Slow Food Marche, Collettiva Marche ha presentato in una vetrina internazionale come quella offerta dal Salone del Gusto le eccellenze enogastronomiche rappresentative di tutte le province della nostra regione. È la prima volta che partecipiamo al Salone del Gusto qui a Lingotto a Torino. Un ringraziamento va fatto al vicepresidente della Regione Marche e l'assessore Casini, perché lei ci ha aiutato a partecipare a questo evento come regione e noi come Camera di Commercio. Possiamo dire che tutti gli espositori sono felici, hanno avuto dei contatti, hanno venduto. Abbiamo avuto la fortuna anche di potergli fargli fare dei matching all'interno di questa manifestazione, perciò oggi più che mai istituzioni, camere di commercio, imprese, collaborando riusciamo a ottenere anche in questo settore qualcosa di buono per i nostri agricoltori. Si concretizza in maniera molto efficace una regione che fa squadra e si presenta con tutte le sue eccellenze. Una regione che si presenta con tutte le sue province qui rappresentate. Abbiamo imprese del territorio piceno, fermano, maceratese, anconetano, pesarese. Un'elite particolare che riguarda proprio il Salone del Gusto, perciò con lo Slow Food Marche Ugo Pazzi abbiamo partecipato su questa collettiva. E possiamo dire che sono felici. La possibilità di dare a loro un momento per vendere i propri prodotti fuori dal territorio marchigiano. E abbiamo dato la possibilità tramite l'azienda speciale Piceno Promozione di fare dei matching con le aziende. E sono stati, mi hanno detto, matching importanti con operatori esteri, con operatori italiani. Perciò sicuramente c'è un seguito su questo percorso. Dobbiamo continuare perché le imprese lo vogliono, sono tutti felici. Perciò ecco, Camera di Commercio, Regione Marche, imprese, associazioni di categoria, lo Slow Food. Se noi sappiamo fare squadra diventiamo una grande regione a livello nazionale e possiamo essere anche più propositivi per il mondo imprenditoriale. Camera di Commercio di Ascoli Piceno, ma che usa già le strategie di una Camera unificata. Beh, la riforma c'è, benché vi sono dei sussulti. Però la riforma è questa, la riforma porta la Regione Marche ad avere una sola Camera di Commercio. La Camera di Commercio unica riesce a essere a fianco di tutti i produttori, dal più grande che fattura 3 milioni di euro a quello che fattura 80.000 euro. Perciò riusciamo a rappresentare tutti, ma oggi più che mai avere la potenzialità di una grande Camera di Commercio non significa perdere i rapporti col territorio. Significa aiutare molto più le imprese. Le Camere di Commercio hanno supportato alcuni territori su dei settori importanti, molto più su alcuni, molto meno su altri. Noi cercheremo, avendo una Camera unica regionale, di poter rappresentare tutti, di poter collaborare con la Regione Marche e di dare una forza propositiva anche economica al mondo politico per poter poi dopo trovare bandi europei, possibilità di matching con le altre regioni o con le altre nazioni. Dobbiamo dare più possibilità ai piccoli, ai medi o ai medio grandi di poter entrare in un mondo di internazionalizzazione, di vendita di prodotti all'interno dei propri territori, di poter partecipare ai bandi e dargli un aiuto anche nel sistema dei prestiti. Oggi come oggi non possiamo più essere piccoli.
Salone del Gusto, torniamo dopo 2 anni e con questa collettiva importante, 19 aziende hanno partecipato e siamo andati insieme, come abbiamo già fatto in altre occasioni, con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno e con Slow Food. È stato un successo, il nostro stand è stato molto visitato e soprattutto la varietà dei nostri prodotti e la qualità dei nostri prodotti ha avuto modo di essere esposta in una vetrina importante come Torino. La regione che fa squadra con dei partner ormai consolidati come Slow Food e come la Camera di Commercio, dicevo con Slow Food siamo stati al Salone del Gusto di 2 anni fa, con la Camera di Commercio abbiamo approfondito ed aiutato il settore dell'olio e quindi anche a Solo Agrifood siamo stati insieme all'ultimo Vinitaly e quindi ormai è un sodalizio che produce grandi frutti. Abbiamo visto ben 19 aziende delle Marche che hanno collaborato cercando di portare fuori, di dare fuori un'immagine delle Marche complessa però autentica. Al Salone del Gusto ci sono realtà piccole, di piccola scala, realtà apparentemente marginali, secondarie, che però riescono a dare un'idea delle Marche molto interessante e molto attraente, anche dal punto di vista turistico. È frutto di un lavoro enorme sulla biodiversità locale, è frutto di una rete regionale che comincia a lavorare in accordo tra i presidi, tra i prodotti che non sono ancora presidi. E quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, ci sono stati incontri molto interessanti in questi giorni, anche opportunità di tipo commerciale, quindi i produttori ritornano con un buon ricordo di questa manifestazione. Ovviamente volevo ringraziare il vicepresidente, nonché assessore all'agricoltura della Regione Marche, Anna Casini, e anche il presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, Gino Sabatini, e l'azienda speciale della Camera di Commercio. Per noi è stato importante partecipare al Salone del Gusto quest'anno, perché tra l'altro tra le 5 spezie che sono state evidenziate in un forum all'interno delle esperienze del Salone del Gusto, insieme allo zafferano del Marocco, alla curcuma ed altre spezie importanti, c'era anche il nostro anice verde di Castignano e per questo siamo sicuramente orgogliosi. Dobbiamo ringraziare ovviamente la regione, la vicepresidente Anna Casini, ma anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, che ci hanno consentito in questa collettiva della Regione Marche essere tutti quanti insieme. Ringraziamo anche Slow Food perché ci ha consentito di partecipare e di essere parte integrante di questa vetrina internazionale di eccellenze, ma soprattutto ci hanno dato la possibilità di avere contatti con persone che sanno apprezzare le eccellenze dei nostri territori. Il Salone del Gusto è l'ennesima dimostrazione che l'agroalimentare marchigiano ha un potenziale enorme. E in tutti questi giorni abbiamo avuto grandi apprezzamenti da parte del pubblico e degli operatori economici, soprattutto quelli internazionali. Quindi questo significa che dobbiamo ancora lavorare sul fronte della qualità, lo facciamo già e con grandi eccellenze, ma dobbiamo proseguire e garantire una costanza della qualità nel tempo, anche perché la qualità dei nostri prodotti significa filiera. Significa qualità delle materie prime, significa quindi anche territorio, tradizioni, e l'agroalimentare marchigiano deve essere e può essere un grande volano anche per il turismo. Continuare su questa strada, la qualità, la serietà e la biodiversità marchigiana. Com'è andata per il B2B? Bene, è stata una bella iniziativa in quanto è un modo più semplice di incontrare e avere uno scambio di idee sia con i buyer o anche proprio delle persone che hanno delle idee per sviluppare queste piccole attività. Noi siamo per esempio una piccola società agricola dell'entroterra marchigiano in provincia di Pesaro Urbino e effettivamente abbiamo avuto degli incontri che ci hanno prospettato delle aperture di nuovi mercati, sia in campo digitale, quindi per quanto riguarda il mondo di internet e della compravendita online, sia per quanto riguarda l'apertura di nuovi mercati a livello estero. Noi piccoli produttori che effettivamente abbiamo poche opportunità di partecipare a questi eventi così grandi, essere stati inglobati in un collettivo delle Marche, essere stati supportati dalla Camera di Commercio, in questo caso di Ascoli Piceno,
che ci ha permesso questa visibilità è stato molto importante. È un qualcosa di veramente eccezionale, perché mi sto divertendo con la gente che non è che viene solo ad assaggiare i prodotti, viene a vedere la nostra storia, ci stanno prendendo di assalto e a questo punto riescono ad assaggiare veramente non solo i nostri prodotti ma anche la nostra storia, che è molto importante in questo momento. Grazie al nostro presidente Gino, che ha accettato la nostra richiesta e ci sta dando una mano, e questo è il momento giusto, perché se non lo facciamo adesso non lo facciamo più, e questo è il momento di correre, ragazzi e gli altri imprenditori, perché questo è anche il posto giusto per presentare le nostre aziende. Non dobbiamo pensare di fare cassetta, che è importante pure per le nostre famiglie, ma dobbiamo dare la nostra storia, il nostro entusiasmo e naturalmente il nostro saper fare, che non tutti lo sanno fare.